ho vaghi ricordi di quando ero bambino, ascoltavo veramente tanta musica, avevamo un impianto stereo, un giradischi a casa, insomma, con vinili. E quindi ascoltavo tantissimi generi di musica. E poi fra gli anni, diciamo, 80-90 era la nascita di tanti generi musicali, anche e soprattutto in Italia. Quindi ero bombardato un po' da diversi mondi sonori. Poi mi ricordo che una sera mia madre mi portò a un circolo d'artisti a vedere un concerto blues di Arthur Miles. E mi innamorai subito della batteria, no? Poi il batterista mi regalò un paio di bacchette, così all'epoca avevo 7 anni, 8 anni, e allora chiesi a mia madre di studiare batteria. Lei mi portò, come fanno tutte le mamme, da uno dei migliori batteristi in Italia, di cui non, a Milano, di cui non ricordo il nome. Però ricordo un po' questa sofferenza perché ho fatto 6-7 lezioni molto tecniche su viene chiamato un tamburo muto, un pad di plastica, così. Essendo bambino ho detto, vabbè, se questo è studiare musica non mi interessa. Poi per varie vicissitudini con la famiglia ci siamo spostati da Milano in Sicilia. Lì subito appena arrivati avevo un amico d'infanzia che suonava la chitarra. E abbiamo iniziato un po' a suonare, a fare musica. All'inizio suonavo le tastiere, poi serviva un batterista per formare una band e mi sono messo a studiare batteria. Dopo, mentre frequentavo le scuole superiori, un giorno ascoltai un disco di un percussionista, si chiamava Naco, percussionista siciliano che veniva chiamato da tutti i cantautori italiani, no? Da De Andrea, insomma, Dalla, e lui fece un disco il primo disco, diciamo, di un percussionista italiano come solista. Quando ascoltai questo lavoro, mi innamorai completamente della percussione, dei timbri sonori che va usato, la ricerca. E fu un colpo di fulmine e decisi addirittura di lasciare tutto e dedicarmi alla musica. Ero anche, fra l'altro, all'ultimo anno di superiore. Allora ne parlai con i miei genitori. All'inizio ci fu sempre una piccola discussione perché io ero proprio deciso a lasciare anche la scuola superiore, tutto per dedicarmi alla musica. Allora mia madre mi disse: "Guarda, per me va bene, se vuoi studiare musica, fallo, però fallo bene, quindi iscriviti al conservatorio." E quindi feci gli esami di ammissione al Conservatorio di Trapani, e la fortuna fu che l'insegnante che in quel periodo insegnava al Conservatorio di Trapani faceva musica contemporanea. E poi c'erano già soprattutto un compagno che adesso è comunque un mio caro amico, insegna percussione all'Università di Phoenix. Lui era un appassionato di musica contemporanea, quindi mi fece conoscere tutta la scuola di Darmstadt, queste cose. E da lì subito un po' il mio essere curioso mi portò, addirittura l'anno dopo la mia iscrizione al conservatorio, ad andare al corso di Darmstadt come uditore. E lì per me fu un'altra volta una batosta perché il livello comunque musicale, strumentale, a livello esecutivo era eccelso, quindi era una cosa che in Italia scarseggiavano. Allora capii che comunque se volevo fare quella professione seriamente non potevo rimanere a studiare in Italia. Lì conobbi l'insegnante con cui poi studiai qui a Lugano, in Svizzera. Mircea Ardeleanu, rumeno, uno dei più grandi solisti comunque per lo strumento a percussione nella musica contemporanea. E da lì iniziarono i miei studi, diciamo, più seri, più solidi, che poi mi hanno portato a diventare solista, a studiare il repertorio contemporaneo come solista nello strumento delle percussioni. E il mio approccio è stato, adesso posso dire che è stato semplicemente come quello di un bambino. Ogni individuo dentro ha un trascorso di vita che comunque, diciamo, gli ha dato un imprinting, no?
e quindi è attratto da alcune cose. Chiaramente io nel mondo della percussione dell'elettronica sono stato attratto sicuramente da questa enorme vastità timbrica, questa possibilità di ricercare la propria identità attraverso il timbro, no? Quindi io ero attratto fondamentalmente da questo ignoto, no? Il non sapere paradossalmente cosa stessi ricercando, no? Però questa adesso, in questo periodo della mia vita, posso capire che è un po' forse la mia identità. Cioè io ricerco molto probabilmente dentro l'ignoto, sono attratto da questa dimensione creativa. C'è stato tutto un periodo di ricerca, di studio, anche di una ricerca personale. Per raffinare e alzare il livello esecutivo di molti brani nella musica contemporanea complessi. E in questo percorso, poi a un certo punto, proprio quando ero, diciamo, all'apice, comunque collaboravo con i grossi compositori, esecutori, così ho avuto un po' un momento di crisi perché mi è venuta a mancare un'altra parte fondamentale della mia persona, che è l'aspetto creativo. Quindi ho capito che non dovevo lavorare su delle mie cose a livello di creazione, di forma. Faccio fatica un po' a dire mi è piaciuto di più collaborare con uno, con un altro, perché ognuno mi ha dato veramente qualcosa di prezioso, anche inconsciamente. Cioè, poi sta a ognuno di noi riuscire a captare e a prendere quello che una persona ti può dare, anche se magari non ci parli con quella persona, no? Perché ci sono un donare, diciamo così, diretto e indiretto, no? Quindi è proprio una questione che io chiamo di dimensione dell'ascolto, che non è solo uditivo, ma proprio energetico, che una persona ti può dare. Chiaramente la collaborazione con Stockhausen è stata forte da tanti punti di vista, anche se non è che con lui parlavi molto, no? Lavoravi. Il suo sapere, il suo scambio, il suo dare, diciamo questa collaborazione fra dare e ricevere, comunque arrivava attraverso la materia, no? Cioè poche parole e tanti fatti. Per Stockhausen esisteva, posso dire anche giustamente, solo il suo mondo, la sua musica, Sirius, tutte le sue visioni strane, però è stato lui che mi ha fatto capire attraverso la sua musica che dovevo dedicarmi a inventare cose mie. E quindi credo che fra tutti il maestro che mi ha dato qualcosa sotto tanti punti di vista, che è un patrimonio universale che porterò sempre con me, è stato lui. Poi ho avuto altre collaborazioni appunto con Steve Reich, Bussotti, che sono state molto profonde anche soprattutto per me, anche con Bussotti, che è un artista a 360 gradi, non è solo un musicista, è un pittore, uno scrittore. Diciamo così, un filosofo, quindi mi ha dato molto, molto lui, anche se avevamo due visioni completamente diverse di approcciarsi alla musica, all'esecuzione. Io ero una persona molto più a livello esecutivo, calcolatore, preciso, nutro un grande rispetto nel rapporto esecuzione e testo, no? Quindi per me tutto quello che è scritto deve essere, anche se nella musica sperimentale, contemporanea, quindi qualcosa di nuovo, deve essere comunque eseguito alla perfezione, no? Devo riuscire a livello esecutivo a suonare tutto quello che è scritto, no? Perché se no lo vedo come un bluff, che nella musica contemporanea, nell'arte contemporanea ce n'è veramente tanto. Il problema di oggi, un po' della malattia del nostro secolo, sono tanti, sono argomenti complessi, ci vorrebbero mesi di interviste per parlare
di questo periodo un po' strano. Cioè l'arte non è più comunque una necessità per la società, perché ci hanno portato a una vita così estrema. Immagina che c'è semplicemente i ritmi che ogni persona ha oggi a livello lavorativo non sono minimamente paragonabili a 20 anni fa, che 20 anni è nulla. E quindi la gente non ha tempo, non ha tempo per sé, e non avere tempo significa non poter fare tante cose, quindi leggere, ascoltare musica, ascoltarla veramente, non come si ascolta oggi con iTunes, l'iPhone, le cuffiette, distratti. Cioè prima ascoltare musica era un rito, cioè ti mettevi davanti magari al vinile, dovevi accendere l'impianto stereo, avere il tempo per ascoltarti quel vinile, e quindi magari creavi una certa dimensione, un mondo, no? Che ti facesse stare bene per ascoltare a un certo livello di attenzione quel lavoro compositivo che avevi deciso di ascoltare. E oggi non è più così, la gente non ha tempo e quindi purtroppo la soglia di attenzione a qualsiasi cosa è minima, non solo rispetto all'arte, soprattutto alle relazioni umane. Per me stanno peggiorando sempre di più, stanno finendo le vere relazioni umane. È un po' strano, avviene tutto attraverso i social. Si vive in un'altra dimensione, si condividono poco le cose, solo attraverso appunto gli smartphone, cioè Facebook, Instagram, queste cose qua, ma quello è il nulla, non è vero, non lo puoi toccare. Diventa sempre più difficile coltivare delle passioni, avere delle relazioni profonde, perché la relazione ha delle cose come in tutto, belle, brutte. Se tieni a una relazione devi lottare per tenerla in vita, qualsiasi essa sia, in amore o con gli amici, vanno tenute vive. E oggi con questo sistema che la nostra società ha messo in piedi è difficilissimo ed è un grande pericolo. Quindi la prima a risentirne chiaramente è l'arte. Io per arte non intendo, cioè intendo, per me l'arte è a 360 gradi, ingloba tante cose. E ne risente perché innanzitutto non è, ripeto, per la nostra società non è una necessità, si può vivere anche senza. E quindi funziona di più l'intrattenimento, questo sistema dove la gente è stanca. Se deve uscire, non deve pensare, si deve divertire, si deve rilassare, non vuole essere stimolato, messo in discussione, quindi una leggerezza fine a se stessa, banale, non come diceva il buon Italo Calvino, no? E quindi diventa tutto nulla. Intanto bisogna stare attenti a vedere la figura dell'artista oggi. Oggi l'artista è completamente un'altra persona. L'artista è quello che cerca il successo. Ed è comunque un successo veloce, rapido, quello di oggi. Cioè dura un momento, l'indomani si riparte da zero perché è così il nostro sistema, no? Viaggia tutto sul fare molto. Per me male, in modo veloce, rapido, e ottenere il massimo profitto da quello che si è fatto. E il grande problema è che non puoi fare delle cose valide in poco tempo. Non lo dico io, ma è la storia che ce lo insegna. E poi il nostro secolo ha dato un po', come diceva Warhol, la possibilità al mondo di dire la loro pochi minuti attraverso mezzi tecnologici che ti consentono, che praticamente sostituiscono un po' l'essere umano, no? Adesso, oggi fare musica con i software che esistono la può fare chiunque. Ci sono
programmi di composizione assistita, quindi non hai bisogno più di competenze. Ti metti lì, giochi e magari fortuitamente esce qualcosa di bello e hai successo, no? Però poi ti mancano le fondamenta, la base. E quella a lungo andare, per me è una verifica, no? Insomma, questo innesca grandi problematiche. L'artista, secondo me, è diverso, ha un ruolo diverso oggi, è una figura diversa, ricerca altro, va poco in profondità, ricerca da subito il successo, ma il successo, se arriva, è una conseguenza di un percorso, di una carriera che hai fatto, no? Di un lavoro, di una ricerca soprattutto interiore che un artista deve fare per poter veramente esprimere qualcosa di profondo. E quindi tutto questo manca, e di conseguenza poi ci sono gli organizzatori di festival che non sono responsabili, cioè quello che si vede in giro è sempre la solita minestra. Anche lì chiunque può fare il direttore artistico di qualsiasi museo, mette su Google: ah, chi sono i migliori pittori della lista, e organizzano le mostre. Cioè, alla fine girano sempre quei nomi lì. Non c'è una ricerca profonda anche dai curatori, come facevano una volta. Io conosco curatori che, quando hanno scoperto artisti adesso di fama internazionale, andavano a casa loro per 3 mesi, dormivano lì, cercavano di capire, li aiutavano per farli diventare poi qualcuno, no? La stessa cosa è il ruolo dei manager. Non è più come una volta. Purtroppo, per fortuna, questo non lo so. Staremo a vedere. Quello che secondo me è tangibile è che per me c'è una profonda irresponsabilità sia degli artisti, dei direttori artistici, curatori. Ha una colpa anche il pubblico, il fruitore, perché non studia. Non studia, non legge, non ascolta, non approfondisce certe cose che sono fondamentali per l'esistenza della specie umana. La sensibilità va alimentata, e va alimentata attraverso la cultura. Il sapere raffina i mezzi di percezione, e quindi questa per me è una colpa dell'individuo, no? La seconda cosa è che, comunque, anche se hanno colpa il pubblico, io do ragione al pubblico, perché andare ai concerti, alle mostre, è una noia mortale. Ti annoi, anch'io. Io ogni tanto dico: ok, dai Luca, vai a un concerto, no? E poi è un'ora di sofferenza allo stato puro, perché è musica che non trasmette. La sperimentazione è un processo per arrivare a, non è il lavoro finale, no? Allora, ecco, qua c'è una grande confusione. Io non posso mettere in scena un processo che non ha forma, da tutti i punti di vista: teatrale, musicale, artistico, scultura, pittura, in tutti i generi. E adesso la confusione totale è questo: che si mette in scena l'esperimento. Ma l'esperimento per me è uno strumento che poi serve per generare l'opera, lavorare sull'opera. L'esperimento serve a creare è uno strumento a creare delle tecniche che servono a te per esprimerti. La maggior parte delle volte vado a sentire, a vedere degli esperimenti, magari anche riusciti male, perché è come nella scienza: tu sperimenti, una volta trovi il risultato, una volta è un disastro, no? E quindi mettono in scena questo elenco di esperimenti che non hanno senso. Quindi il pubblico ha ragione ad annoiarsi e non andare agli spettacoli o alle mostre. Si è dimenticato che la musica deve comunque emozionare. Io mi ricordo la prima volta che ho sentito Octofonie, che dura un'ora e mezza, di musica elettronica di Stockhausen, con lui alla regia. È chiaramente un lavoro molto complesso dal punto di vista elettronico, di scrittura, di spazializzazione. Io ho avuto la sensazione che fosse durato 15 minuti. Mi ha cambiato la vita, non ho dormito,
dentro me c'erano un connubio di scontri, di emozioni, di passioni, di riflessioni che mi hanno fatto capire che l'opera d'arte, la vera opera d'arte, è quella che ti cambia. L'opera d'arte vera che funziona quando veramente il risultato del tuo lavoro di ricerca come artista, è compiuto è quando trasforma sia te stesso che un'altra persona. Da quel momento che hai vissuto quell'esperienza non sei più lo stesso. La scoperta dell'elettronica non, per me non ha nulla di nuovo, nel senso che è una normalità, cioè dovrebbe essere così, c'era bisogno di nuovi strumenti. Quello che accadeva nelle epoche passate, cioè il lavoro di liuteria era, se pensiamo, era estremo, cioè sono stati inventati tantissimi strumenti in passato, no? Poi a un certo punto nel nostro, un po' prima e nel nostro secolo si è fermato tutto, quindi per me l'elettronica è un nuovo strumento. Come se avessero inventato un pianoforte, no? Era necessario, insomma, avere la possibilità di lavorare, di costruire nuovi timbri. Chiaramente, l'elettronica, come tutte le novità nella liuteria, ha dato la possibilità a chi la utilizza di inventare appunto nuove scritture, nuovi generi musicali. Ed è ancora così, cioè il nuovo strumento è quello, il computer, quindi si lavora tanto, nascono sempre novità. È vero che adesso sono molto dettate dall'industria, quindi c'è un grande business dietro tutte queste apparecchiature, questi software, così, quindi bisogna stare un poco attenti, però danno molta possibilità di sperimentare e di creare la propria identità timbrica, che secondo me è una cosa molto molto bella. Quindi piano piano ti costruisci, sì, la tua carta d'identità. Quindi non vedo, diciamo, una grande rivoluzione, anche perché no, c'è stata, però dico, non la vedo come la novità, perché non credo molto nelle novità, anche dal punto di vista artistico, per me tutto esiste, non c'è nulla di nuovo, ognuno di noi lo vede in modo diverso, no? Quello che faccio io molte volte capisco che quando è uscito bene a livello creativo, quando mi sembra di averlo già visto, cioè come se fosse una presenza che conosco da tantissimo tempo, no? E anche molte volte delle persone mi hanno detto che la cosa che trovavano interessante è come se quell'esperienza l'avessero già vissuta, no? Ma in realtà non era vero. Quindi è qualcosa che secondo me la novità è. Non credo molto nella novità. È un mestiere. L'artista è semplicemente un mestiere, essere un artigiano, cerchi di fare sempre meglio quello, cioè raffinare le tecniche, ricercare nuove tecniche per arrivare a un risultato che sia, diciamo, eccelso, no? Come erano le botteghe. Infatti io sono stato sempre innamorato di Leonardo da Vinci proprio per la sua, non tanto, non mi colpisce. Non è che mi colpisce la genialità, è chiaro che è un genio, ma il genio se non ha costanza non può diventare genio. Quello che mi colpisce di Leonardo è proprio la disciplina nello studio che, se vuoi, si è imposto, no? Quindi questa ricerca per arrivare a dipingere, sezionare i cadaveri, capire com'era il muscolo. Cioè, tutti questi studi teorici che faceva e i disegni poi alla fine servivano per cercare di riprodurre un sorriso che sembrasse vero, magari, no? Se non c'è una costanza giornaliera con la materia che si decide di lavorare, secondo me, non, anche se hai talento, se sei geniale, non arrivi da nessuna parte. Sì, puoi avere quei due o tre momenti, così cadono.
dal cielo, che è fortuna, e poi si ferma tutto. Il lavoro dell'artista, secondo me, è vivere sempre in modo attento, sempre con le orecchie come gli animali, tutto quello che ti succede. E poi lo porti nella tua dimensione. Quando ho iniziato a studiare, io ero sempre attratto dalle diverse discipline. Per me fare musica era comunque legato a creare installazioni, mi piace molto la scultura, quindi sentivo la necessità di suonare degli strumenti che non fossero convenzionali, non per fare l'alternativo, ma perché timbricamente gli strumenti convenzionali utilizzati anche nel repertorio della musica contemporanea mi annoiavano, no? Io ero molto più avanti timbricamente come ricerca, quindi ho iniziato a inventare questi strumenti che poi ho chiamato per Skultronic, che non è che abbia tanto un senso, così era un po' un gioco di parole che è percussione elettronica, cioè scultura ed elettronica, no? Ho unito queste parole e ho iniziato a fare tutta una ricerca legata comunque al movimento, all'automatismo, alla trasformazione del timbro in tempo reale. Ho fatto vari lavori, l'ultimo è stato quello per la Biennale di Venezia, dove ho inventato questi automi che riproducevano i gesti fondamentali, diciamo, di un esecutore, e quindi l'opera era scritta per un percussionista solista che ero io, e questi sei setup di automi che suonavano con me, che io pilotavo in tempo reale, con cui interagivo, e tutto quello che accadeva era poi elaborato elettronicamente e spazializzato a sette punti nello spazio. Poi, dopo l'opera della Biennale, ho avuto una crisi artistica, ho deciso di fermarmi. È stato nel 2014, ho deciso di interrompere, proprio di non fare questo mestiere per un po' di tempo, per riflettere, e questo mi ha aiutato a capire che la direzione che avevo preso per la mia persona non era giusta. No, quel linguaggio che avevo studiato per anni e con cui vivevo ogni giorno era quello sbagliato, no? Nel 2017 ho riniziato a lavorare creando questo nuovo progetto che si chiama Stone Leaf, quindi non mi chiamo più Luca Congedo quando faccio le cose, ma Stone Leaf. Ed è un progetto che sto costruendo in collaborazione col mio manager, che si chiama Leo Vendramin. E quindi abbiamo creato questo Stone Leaf Project, che mi vede coinvolto in diversi fronti. Quello che riguarda l'aspetto installativo, quindi produciamo installazioni, e poi c'è la parte musicale che è divisa, diciamo, in tre categorie, che è quella elettronica più sperimentale, che è Intelligence Music Dance, viene chiamata un po' così, un po' come fa Alvanoto e altri. Poi un aspetto un po' più commerciale, ma sempre di nicchia, che riguarda proprio la musica dance, dove trovo un certo fascino. Mi piace anche perché comunque quando ero piccolo ascoltavo, ero proprio negli anni dove la musica elettronica pop dance era all'apice, no? Quindi ho dentro queste cose qua e mi piace riviverle, e quindi produciamo musica techno chiaramente molto più raffinata. E queste due dimensioni hanno una parte discografica e una parte live, dove praticamente eseguiamo questi brani dal vivo, cioè eseguo perché poi chiaramente suono da solo. Però in questo progetto lo sforzo che sto facendo è quello di portare con me, come dicevo prima, quel bagaglio, le cose belle che ho vissuto nella musica contemporanea di sperimentazione, cercando di trasformarle in qualcos'altro.
e anche uno sforzo verso il pubblico, no? Cercando di rendere il linguaggio più fruibile dalle persone, di cercarle di emozionarle, portarle con me in un viaggio, emozionandole, ma magari anche dando delle cose ogni tanto un po' più complesse per certi momenti, no? E questa è una bella sfida, perché cercare un po' un equilibrio fra queste due cose non è semplice, però è uno sforzo che secondo me l'artista oggi deve fare, no? Perché rischiamo proprio di non avere più una relazione col pubblico, no? Perché se si annoia andare a concerti, si annoia. Perché Luca Congedo e Stone Leaf devono rimanere un po' separati, se no si scontrano parecchio. Quindi preferisco avere queste due dimensioni separate dalla vita che voglio vivere, insomma, tranquillamente con quella artistica. Cioè, alla fine è un tutt'uno, no? Però Stone Leaf fa delle cose, Luca Congedo ne fa delle altre. Magari per gli altri potrebbe essere uno sdoppiamento di personalità, quindi magari risulto psicopatico, ma lo trovo interessante. Cioè, se Stone Leaf riuscirà a fare qualcosa, sicuramente Luca Congedo ne sarà fiero. Se tu incominci a imporre delle distanze, tutto si perde. Quando mi dicono vado a una mostra, attenzione, non c'è la linea con il nastro a terra, non puoi avvicinarti al quadro, devi stare 2 metri distante, così io già impazzisco, perché, cioè, se mi volessi avvicinare al quadro a 10 centimetri a guardare i dettagli di un volto, qualsiasi cosa sia, no? Di un colore, così non lo posso fare. Cioè, mi impongono sempre di osservare le cose a una certa distanza. Ed è un po' il problema di oggi, no? Si sono perse queste il concetto di e l'importanza di distanza, no? Di prossimità. E infatti questi due argomenti sono, diciamo, le riflessioni che sto approfondendo per realizzare una nuova installazione sempre interattiva che sto creando. Quindi io, insomma, avevo necessità, per quanto riguarda The Origins, avevo questa necessità di un ritorno proprio alle origini, cioè al contatto, al corpo, per varie esperienze che ho vissuto in questi 3 anni. Anche stare molto da solo mi ha fatto riflettere l'importanza vitale che ha il contatto fra i corpi, no? Se non c'è questo, l'uomo si spegne. Non parlo da un punto di vista sessuale, o da tutti i punti di vista, cioè affettivo, una carezza, c'è sempre questo tabù un po' del toccarsi, no? E questo è molto importante. I bambini, cioè, è la prima cosa che utilizzano per comunicare, no? Toccarsi. Quando non sanno parlare, cosa fanno? Si toccano fra loro, o al papà la carezza, o quello, quell'altro. Capiscono anche, per esempio, il rapporto del movimento, no? Perché molte volte il bambino, quando è piccolo, non riesce a controllare bene il movimento, no? Quindi magari ti vuole dare una carezza, invece ti arriva uno schiaffo, no? Fa ridere questa cosa qua. Però tutte queste cose sono l'essenza dell'essere umano, e in questo periodo questo si è perso, no? Cioè, per l'uomo è più importante apparire, farsi conoscere in un'altra dimensione, no? Che è veramente tangibile sui social, no? Come sia importante apparire dal punto di vista estetico dell'immagine in un certo modo, che poi non è vero, veramente è l'ipocrisia, la falsità allo stato proprio puro, no? E quindi avevo questa necessità di ritornare
alle origini utilizzando il corpo umano, soprattutto dal punto di vista sonoro, perché noi siamo dei conduttori, il nostro corpo è materia, vibra e quindi è utilizzato attraverso tutto un sistema di conduzione che poi su cui abbiamo inventato e costruito parti, insomma, software di elaborazione elettromeccanica, eccetera, dove il corpo trasmette e genera suono. Quindi per me era veramente in quel momento una necessità che mi ha fatto riflettere tanto e arrivare anche una frase che ho scritto, che l'arte non è l'arte stessa, c'è qualcosa prima, molto più importante dell'arte stessa, no? Che è alle origini. E se non si è a contatto con quella parte lì, se non si lavora su quella parte lì, l'arte non può esistere. Quella parte lì bisogna ricercarla e sono anche convinto che magari c'è il grande rischio di non trovarla mai, cioè può essere anche un viaggio infinito, ma quello non ha importanza, l'importante è essere consapevoli che bisogna andare in una direzione, bisogna scavare, andare in profondità per ricercare, comunque anche chi fa ricerca, anche quando diciamo chi sperimenta non è che sa dove sta andando, intuisce. Forse che la direzione è quella lì, magari sta sbagliando, però quello non ha importanza. Cioè, l'importante è essere, soprattutto nell'arte, profondi, onesti, soprattutto con se stessi, nel bene e nel male, e questo è difficile perché costa tanta fatica, tanta sofferenza, e quindi non tutti sono disposti a fare questo percorso. Cioè, andando sempre più in profondità, andando sempre più dentro, in realtà hai la possibilità di uscire, di andare fuori, no? Da questo contenitore. Però richiede veramente un grande sforzo. Per me, per quanto mi riguarda, è anche tanta sofferenza, perché comunque scopri anche delle cose che magari non ti piacciono di te, però comunque credo che sia fondamentale perché per quanto mi riguarda io devo dare un significato alla mia esistenza su questo pianeta, no? Indipendentemente da quello che c'è prima e quello che ci sarà dopo, e quindi non puoi farlo se non scavi dentro te stesso per trovare una dimensione o una direzione da seguire. Anche per me questa qua è una cosa molto semplice, no? Basta osservare il nostro pianeta. È un insieme di mondi. Quindi per me è impossibile che possa esistere un linguaggio o che esistano diversi linguaggi che non possano comunicare e fondersi, no? Lo vediamo in natura, deve essere così, è natura, il lavoro che sto facendo indaga la materia, indaga la natura. Anche nell'installazione The Origins c'è tutta una ricerca sul rame. In sostanza io lavoro molto sugli elementi in natura, micro e macro, quindi dal punto di vista chimico, per dire, a quello macro di sistemi più complessi che coesistono. È una ricerca che ho iniziato a fare dall'opera della Biennale di Venezia, ed è una ricerca che per me è vitale, è fondamentale, perché noi siamo comunque materia. Siamo attraversati da energie e generiamo altre energie che mettono in vibrazione altre cose, noi vibriamo, quindi è tutto un continuo scambio di flussi.
Secondo me il linguaggio profondo e vero è racchiuso in questa ricerca di, diciamo, di coesistenza di tutti questi elementi. Poi chiaramente ognuno dà la forma che vuole, che vede, che riesce a modellare, no? The Origins non è una ricostruzione di un ambiente, è un sistema. È un sistema che, se analizzato, è complesso, ma risulta essere anche semplice, fluibile, perché comunque è basato su elementi naturali. E quindi anche la sensazione, quando dicevo che molte volte la sensazione è già di aver visto, di aver vissuto quell'esperienza, è semplicemente perché dentro di noi siamo a contatto ogni giorno con questi elementi, no? Quindi io lavoro su quegli elementi, ma non è una ricostruzione di un qualcosa, non è arte fatta, no? A me non piacciono anche le installazioni interattive, non, per me non sono, adesso vanno di moda, ma sono intrattenimento. A me non piace l'intrattenimento. Quello che faccio io sono delle opere, richiedono una ricerca, una profondità, non sono intrattenimento. Diciamo nei miei deliri, così leggevo molto Leonardo, mi piaceva il suo approccio, la sua ricerca verso una nuova liuteria, un po' un tentativo di rivoluzionare certi strumenti. E quando ho scoperto Mechanical Drum, sono rimasto affascinato perché all'inizio può sembrare banale, poi dentro quello strumento che aveva inventato c'erano nascoste tantissime cose che hanno anticipato addirittura molte cose nell'elettronica, no? E quindi l'ho usato come pretesto, un po' sconvolgendolo, no? Per inventare questo tamburo gigante che fosse pilotabile, si potesse suonare attraverso delle superfici di controllo, no? Ed era l'inizio della mia ricerca che riguardava poi gli automi, no? La ricerca che ho condotto per quanto riguarda gli automi era riuscire a conservare i gesti e i fraseggi che esistono in musica attraverso la dinamica, no? Attualmente al mondo non esistono degli automi che sono in grado di riprodurre proprio le dinamiche, no? A qualsiasi tipo di velocità, ed esistono solo quelli che ho inventato con il mio equip per la Biennale di Venezia, no? Sono gli unici al mondo che riescono a fare queste cose. E Mechanical Drum è comunque il primo, diciamo, se vogliamo, è il primo studio su questa ricerca, dove riusciva già a fare delle dinamiche, però erano ancora proprio all'inizio, no? Cioè, era molto difficile per noi, per l'equipe, trovare la strada giusta, no? Poi ce l'abbiamo fatta e abbiamo creato questi automi che poi abbiamo utilizzato per la Biennale di Venezia. Ma guarda, fino all'anno scorso vivevo con sofferenza questo periodo che stiamo attraversando. Invece adesso sono riuscito a trasformarlo in qualcosa che mi appassiona, che mi incuriosisce, che mi stimola anche come, per me è una sfida vivere questo momento e cercare di tirar fuori delle cose vere e valide, nonostante stiamo attraversando questo caos, generale, no? Riesco a osservare un po' tutto,
con una certa distanza, nel senso che i maestri ogni tanto mi fanno un po' pena perché riescono solo a parlare del passato, quando invece dovrebbero essere, secondo me, come si dice, ancora sul pezzo, cercarsi di rinnovare, no? Quello che è passato è passato. Vivere di più il presente, neanche il futuro, il presente, no? Allo stesso modo, le generazioni prima della mia, le guardo, molte volte con entusiasmo, più delle volte con molta preoccupazione, perché comunque è un dato di fatto che c'è un impoverimento del pensiero, no? Perché utilizzando questi mezzi tecnologici di comunicazione, c'è un impoverimento del linguaggio, dell'espressione, quindi sono dei mezzi molto molto pericolosi, no? Infatti un po' anche la missione che faccio io è quella di, a livello di educational, no? Proprio di educare i giovani a un utilizzo diverso di questi strumenti che sono potentissimi e ingestibili, no? Perché ormai hanno preso il sopravvento, non siamo schiacciati, non riusciamo più a gestirli. È un'illusione. Chi pensa che ha in mano questo momento è soltanto illuso. Siamo solo vittime in questo momento. Ma non lo dico non sono pessimista, no? Sono realista, che è una cosa diversa. Ma questo dipende dall'individuo, cioè. Tu puoi sfruttare un mezzo in un modo efficace. Io sono convinto anche che i social si possono usare in un modo intelligente, ma questo dipende dalla preparazione che hai, che non è che arriva da altro, no? Quindi arriva come dicevo prima, dalla cultura. Invece oggi l'uomo, diciamo, in generale, no? L'essere umano. L'uomo di cultura è visto, ci viene snobbato anche dai giovani, c'è una cosa pesante, una cosa che è noiosa, no? Invece è proprio il contrario, c'è anche una certa paura. Non è facile, cioè io molte volte ho difficoltà a dialogare con le persone perché c'è un dislivello notevole di pensiero, no? Non è che mi allontano, anzi, io sono una persona a cui piace socializzare, no? Mi incuriosisco di tante cose, però secondo me ne patisce più chi non ha certe competenze, quindi ha paura e cerca di allontanare quello facendo finta che sia banale o noioso, pesante. È un po' quello il momento che stiamo vivendo. Il vero insegnante è quello che riesce a leggere quali sono le tue potenzialità, no? E fartele vedere. Quello è il primo passo. E anche farti vedere le cose che non vanno. Poi su quelle, una volta che si sono scoperte e si analizzano, allora si costruisce insieme il metodo per fare decollare, no? Queste potenzialità e cercare magari di aggiustare, di colmare certe lacune, ma è veramente difficile, cioè la materia è l'ultima cosa, cioè magari tu hai degli allievi a cui insegni una disciplina e sei cosciente che andranno a fare altro, allora per me lo scopo è quello di fargli capire che magari la direzione è opposta, no? Devono andare a fare quello perché sono dotati per certe cose. Non bisogna rimanere legati alla propria materia, bisogna avere un orizzonte più ampio. E quindi è difficile. Anche lì, alla fine, è una dote che hai o che non hai, essere insegnante. Credo che sia uno dei mestieri più difficili sul nostro pianeta, perché comunque pensare a affidi grandi
gran parte della vita di un individuo a un insegnante, no? Cioè, se hai un figlio dai 3 anni ai 26, lo prendi e lo dai a delle persone strane che lo educano, perché comunque quando passano più della metà della giornata a scuola non stanno con la famiglia, no? Quindi è una grande responsabilità e sicuramente non è gestita in modo serio e profondo. Lo Stato, gli stati secondo me non investono molto in questo, come nell'arte. Ma io penso che cioè l'arte ne debba restare fuori non per disinteresse, attenzione perché l'arte non può non vivere il suo tempo, no? Ne deve stare fuori per essere mezzo di riflessione e di coscienza, no? Per me il ruolo dell'arte in relazione all'etica, alla politica, è questo, no? È un organo superiore, no? Che non deve essere, che ci deve aiutare ad avere più coscienza. Bisogna chiarire che cos'è la felicità. Non c'è felicità se non c'è sofferenza. Cioè, il punto chiave per me è l'equilibrio, cioè l'eterna ricerca dell'essere umano nel percorso della vita è questo tentativo di restare in equilibrio, no? E l'arte non è che mi rende felice, e sinceramente non mi interessa essere felice, mi rende vivo, mi dà la possibilità di lottare contro me stesso, di andare fino in fondo a cercare me stesso, a vedere un po' dove sono finito, no? Quello mi interessa. Se richiede tanta sofferenza, ben venga, non mi spaventa quello. Un messaggio ai bambini. Difficile. Molto difficile. Io lancerei un appello ai bambini di non farsi intaccare per nessuna cosa al mondo l'aspetto creativo. Devono riuscire a conservare la dimensione dell'immaginazione. Bisogna lottare per essere liberi di sognare, no? Cioè, questi confini, nessun essere umano sulla Terra ha il diritto di oltrepassarli, no? È una cosa molto preziosa che bisogna difendere e coltivare, no? Per esempio, una cosa molto bella che mi ha detto mia figlia, che ha 8 anni, è stata proprio questa. Dice, mi ha detto: papà, guarda che la cosa più importante che esiste è l'immaginazione, no? Se non hai dei sogni, se non puoi, se non hai immaginazione, dice, ma che persona sei? Che vita fai? E poi subito dopo ha detto: lo so, magari sembro strana per gli altri, ma per me è veramente importante avere dei sogni e avere immaginazione, no? E io condivido pienamente questo. Avere dei sogni è fondamentale per l'essere umano, è la vita.